Ragazzi, vi ricordo che se siete interessati ai percorsi formativi sul trading potete scrivermi sulla mia pagina Instagram anthony.rossi-basso inviandomi un messaggio in questa sezione qui, dove troverete anche i feedback degli altri studenti. In alternativa c'è il sito wolfacademy.com disponibile su questo link e anche in descrizione, dove potete parlare con il mio team gratuitamente su WhatsApp e consultare anche i pacchetti adatti a voi. Trovate tutti i link nella descrizione. Come ti chiami? Quanti anni hai? Se studi o lavori? Allora, mi chiamo Gianmarco Di Sanzo, ho 21 anni e ho finito di studiare 2 anni fa e lavoro da 2 anni. Che lavoro fai? Allora, ho fatto fino a dicembre 2022-2021 il militare. Ah, bello. Beh, sei passato a fare trading. Grande. Allora, quindi parlando anche del percorso, come lo valuti il percorso da un voto da 1 a 10? Non so se tu hai detto anche il cripto o quello forex, mi sa solo quello forex. Allora, io premetto che mi sono fermato alla parte avanzata del corso, quindi per quello che ho visto fino ad ora do un grandissimo 8 al percorso. Allora, qual è la cosa che, diciamo, ti è piaciuta più di tutte? Se le lezioni che sono chiare, il percorso che è stato bello massiccio, il supporto, cosa ti è piaciuto più di tutto? Allora, il percorso è massiccio, perché c'è un sacco di roba, che va studiata, che va capita, però diciamo che tu dai un grandissimo aiuto in questo, perché sono lezioni veramente chiare, spiegative e vai dritto al punto, non ci sono perdite di tempo, comunque non ti dilunghi in qualche altra cosa. Quindi, allora, parlando ovviamente dei risultati, che risultati hai avuto? Ti senti soddisfatto? Come ti senti? Allora sì, sono abbastanza soddisfatto dei risultati. Io premetto che prima di iniziare ad operare ho fatto un sacco di backtesting di strategia, quindi non con conti demo, ma più che altro aprendo operazioni sui mercati, sui grafici direttamente, scrivendomi poi come andare un'operazione ogni volta in base alla strategia. Poi ho aperto dei piccoli conti da 300, da 3000 e devo dire che sono andate veramente bene. Non so se faccio degli screen delle sì, sì, facci vedere qualche risultato. Sì, sì. Quanto hai fatto in totale ieri? Allora, ieri sono 140 euro solo con l'oro. 140 euro solo ieri con l'oro, ottimo. Una settimana fa, Bitcoin. Ah, pure. 220 euro così, facile. Quindi più o meno, da quando hai iniziato, quanto sei riuscito a fare più o meno? Sei riuscito a capirlo? Allora, più o meno da quando ho iniziato forse da 3-4 mesi ad usare i conti reali, ho fatto 2-3 mila euro. Beh. 2-3 mila non è un brutto risultato, anzi, cioè. Ah, no, contando che sono conti da 300 euro. Beh, voglio dire, hai quasi sbancato, se si può dire, considerando il conto quanto era piccolo in proporzione, hai fatto un ottimo risultato. Quindi consideresti questo percorso formativo a qualcuno proprio per permettergli di avere un'entrata in più come hai fatto tu? Ti dirò di più, l'ho anche già fatto. Ah. Bene. Sì, l'ho consigliato a 2 miei amici. Quindi serve fare appunto un percorso online, sì, che ti dia un'entrata in più. Sono convinto del fatto che serva, perché altrimenti senza qualcuno che ti spiega come fare non andare allo sbaraglio non ha senso. Parlando delle lezioni, dopo aver visto le due strategie che ho messo a disposizione, come le hai valutate? Ti sei trovato bene? Ti sei trovato male? Raccontaci. Allora, qualcuno l'ho provata e devo dire che mi sono trovato bene, sì. Ho provato quella con Cimoku. Ah, ok. Sì. Che poi ho abbandonato perché comunque ho provato strategie mie, però devo dire che per quando l'ho usata ha funzionato veramente bene, è un ottimo indicatore, la strategia è veramente grande. Ok, quindi in definitiva possiamo dire che da quando hai iniziato il percorso è cambiata un po' la tua vita, anche il modo di approcciare tutte queste cose qui. Sì, devo dire che da quando ho iniziato il percorso è veramente cambiata la mia vita, devo dire che Antonio Rossi mantiene le promesse e mi ha cambiato la vita. Sono contento, anche perché voglio dire, io quando ho iniziato io all'epoca ancora non riuscivo neanche a fare quello che hai fatto tu, quindi come ho sempre detto anche a te e agli altri, voi avete qualcuno, diciamo, da seguire, quindi non devi stare lì a ripetere sempre gli stessi errori, no? Sì, questa è la differenza. Sì, assolutamente d'accordo.